Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto è il mese di gennaio, c'è il mercato di riparazione, ma non voglio fare i soliti discorsi stupidi, che secondo me rimangono tali. Basta questa Juve, bisogna completarla nel mercato di gennaio. Ma è semplice la risposta, penso che siate tutti d'accordo. In Italia, almeno che non ci fanno, non aprono un'altra Farsopoli o non ci suicidiamo noi, in Italia, siamo nettamente più forti della Roma. Quindi, se le cose vanno come devono andare, lo scudetto arriva. E anche molto probabilmente la Coppa Italia, perché quest'anno abbiamo anche delle riserve che chiamarle riserve alla fine giocherebbero titolare ovunque. Per quanto riguarda l'Italia, Coppa Italia e campionato, siamo a posto. Però per quanto riguarda l'Europa, allora mi spiego bene. Le maggiori squadre d'Europa hanno un campione under 30 in attacco, un campione under 30 in centrocampo, un campione under 30 in difesa e un buon portiere. Ovviamente almeno un campione per ruolo ce l'hanno. Noi, il centrocampo è il migliore del mondo, secondo me è il più forte del mondo il nostro centrocampo. In attacco abbiamo per il momento, secondo me, l'unico campione affermato è Tevez, ok? In difesa, con tutto il bene che posso volere, ha due ottimi difensori come Bonucci e Chiellini, che sono anche in nazionale, ma questo è un altro discorso. Bonucci e Chiellini, ragazzi, non possono essere definiti campioni. Perché Chiellini sicuramente è nettamente più forte di Bonucci. Però anche Chiellini fa le sue cagate, anche Chiellini quando ha la palla ai piedi non ti dà sicurezza. È inutile che ci giriamo intorno. Ci dava sicurezza addirittura Barzagli quando aveva il pallone. Poi se vogliamo parlare di campioni passati della Juventus in difesa, beh, vabbè, ti viene in mente Fabio Cannavaro, ti vengono in mente questi giocatori qui, Scirea, eccetera, eccetera. Quelli erano campioni che ti davano una sicurezza non solo per la tattica difensiva, ma anche quando si trattava di tecnica e di uscire col pallone tra i piedi. Per quanto riguarda cosa farei nella Juve europea, insomma, per renderla un po' europea. Ovviamente a gennaio, come sappiamo, è impossibile fare colpi del genere, quindi alla fine non arriverà nessuno di quel livello, non arriverà nessun campione che ti possa permettere di essere sicuro anche in Europa di dire la tua. Certo che in Europa, io, come ho detto nel live di lunedì sera, calcoliamo, facciamo un po' i calcoli, ok? Il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid sono arrivati in finale di Champions e poi hanno distrutto una squadra. Ok? Il Real Madrid e il Bayern Monaco hanno vinto una Champions a testa negli ultimi 2 anni e quindi non hanno, sono ulteriormente nettamente più forti di tutti e questo non lo toglie nessuno, però non hanno più la fame magari che avevano 2 anni fa. Il Borussia e l'Atletico, ho detto, sono praticamente distrutti. Il Chelsea è da 3-4 anni che non vince la Champions, quindi questo pepe nel culo, in poche parole, non ce l'ha di vincerla subito. La butto lì, spero di azzeccarla, ma se la Juventus ci mette per la prima volta dopo tanto anche la fame che ha in campionato in Europa e ci mette la voglia, questa squadra quest'anno può essere veramente l'outsider della Champions League, secondo me. Ti sembrerà sciocco dirlo, ma io non ho visto le altre finali, però è una rottura di coglioni arrivare in finale e perderla, quindi preferisco anche non arrivarci, se devo arrivarci e perderla. Io, se devo arrivare in finale di Champions, la voglio vincere, che sia chiaro. Adesso c'è la volata, stringere i denti, pedalare, nonostante gli altri cercano in qualsiasi modo sporco o meno di metterci i bastoni tra le ruote, i media fanno lo stesso e quant'altro. Noi guardiamo avanti, guardiamo il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto, che abbiamo visto i frutti alla fine arrivano guardando il proprio lavoro e lavorando.
e non guardando gli altri come fanno appunto altri. Il mio video finisce qui, ragazzi. Buona continuazione a tutti. Sempre forza Juve. Andiamo a vincere questo cazzo di scudetto. E magari, come ha detto Buffon, per andare a Berlino bisogna passare da Dortmund. Un saluto a tutti e forza Juve. Forza Juventus, la curva su ti ama tutta la settimana, io penso solo a te. Forza Juventus, unico grande amore, una grande